una cassetta BASF C90. Questo è un grandissimo pianista, uno dei più grandi pianisti del mondo, ed è italiano, ed è Franco D'Andrea. Ultimamente ho avuto la possibilità di rivederlo dopo tantissimi anni alla trasmissione Nessun Dorma di Massimo Bernardini, una bellissima trasmissione musicale. Ci siamo ricordati di tante cose passate, anche del periodo del CPM in cui insegnavamo insieme nella famosa scuola di Milano. Ma perché vi parlo di Franco D'Andrea? Perché ne approfitto per dirvi che questa registrazione è stata fatta al Capolinea, uno storico locale che ormai tutti conoscono, non esiste più a Milano, ma era un locale dove si poteva suonare e fare delle jam session, soprattutto dare la possibilità ai giovani come me di misurarsi con i grandi. E infatti la registrazione che state sentendo è una registrazione in cui c'è Franco D'Andrea al piano, il grande contrabbassista Fulvio Di Castri e un giovane Christian Mayer di 16 anni circa, che era il 1979. Sugli standard Franco D'Andrea suona come un dio. Questo è In a Sentimental Mood, brano di Elito. Come vi stavo dicendo, Franco D'Andrea suona sugli standard come un dio. Qui mi ricorda Oscar Peterson quando suona all'unisono con tutte e due le mani, ma come vi dicevo, lui ha la conoscenza di tutta la tradizione, Errol Garner, McCoy Tyner, Bill Evans. Ma Franco ha il suo stile e suona con la sua originalità. Ma andiamo a ascoltare qualche brano più movimentato della serata. Questo è Have You Met Miss Jones? E qui appunto il concerto, suonavamo su quel palco e vedete qui è tutto distrutto, però lì c'era un palco. Franco D'Andrea appunto, io la batteria e Fulvio Di Castri il basso. Tutta la conoscenza che Franco ha della tradizione del pianoforte, si riconoscono delle frasi di Peterson, di Herbie Hancock, si riconosce Chick Corea e poi una enorme dose di Bill Evans per la sua qualità di armonizzatore. Bene, mi vergogno un po', ma è il caso di farvi ascoltare la mia performance di batterista a 16 anni. Ero totalmente fuori dal contesto del trio. Pensavo di essere in big band perché ero impallinato con Buddy Rich. Qui ci sono gli scambi fra Franco e il sottoscritto. Un po' pesante sono, ecco. Queste sono le due.
due misure. Ne approfitto oggi, dopo 40 anni, per ringraziare Furio Di Castri e Franco D'Andrea per avermi dato la possibilità di suonare con due grandi. Se oggi sono un musicista soddisfatto è grazie anche alla vostra generosità, e quindi ancora grazie. Ciao!